con me Beppe Costa. Beppe Costa è l'anima, è il capus mundi di Opera Laboratori. Ora si parte un po' a retro, perché noi quando si sente la parola Costa in Italia c'è subito le navi, per cui le navi però non ci sono più. Da quando non ci sono più? Le navi le abbiamo vedute nel 97, poi abbiamo creato una società che si chiama Costa Edutainment, quella che gestisce acquari e altri parchi in giro per l'Italia, una dozzina di strutture, e poi dal 2009 sono entrato in Opera Laboratori Fiorentini. E da allora, tra presidente, amministratore delegato e socio, sono legato a questa grandissima realtà italiana nella gestione di beni culturali. Ed è veramente una cosa che dobbiamo far conoscere. Infatti una delle ultime operazioni che avete fatto come gruppo è l'ingresso all'interno di Canale 3 Toscana, per cui significa questa emittente che io ho creato 45 anni fa ora ha un partner importante, per cui ci accompagnerà per un bellissimo futuro, per tante cose di grande livello. Allora, raccontaci un po' le ultime cose, perché si parla di Venezia, si parla di tante situazioni dove state lavorando e dove state creando, sempre con il vostro stile, che devo dire io ormai lo conosco da quando siamo, diciamo, partner televisivi. E voi amate le cose belle e di grande livello. Sarei a parlare di quello per cui siamo qua oggi, no? Montalcino, quindi la nostra collaborazione con l'Eroica, la nostra collaborazione con... Sarei a parlare di quello per cui siamo qua oggi, della collaborazione con l'Eroica e per il messaggio che c'è dietro, no? La corsa ciclistica, o meglio detto l'evento ciclistico, è importante in quanto c'è un messaggio dietro. È la stessa cosa che noi vogliamo fare con i beni culturali. Opera segue una sessantina di tra musei, chiese e strutture culturali, sempre con l'ottica di dare una visibilità al posto, una fruibilità a tutte le persone possibili, ma specialmente a far vivere quanto è bella il nostro paese, e in accordo ovviamente con le istituzioni che ne sono proprietarie, però con uno stile tutto nostro, diciamo, di rispetto in primis dei nostri collaboratori. Ricordo uno dei pochi numeri che dico sempre di Opera, stiamo parlando dai 700-800 persone, incluso stagionali, quindi. Però mi dicevi stiamo parlando, c'è anche un altro gruppo voi, no? Poi c'è il mio gruppo che è, diciamo, Costa Edutainment, che è quello che gestisce parchi, acquari, e lì parliamo di quasi 500 persone, quindi devo dire una grande che famiglia, una grandissima famiglia, da cui vengo, da una grande famiglia, però la famiglia di chi collabora con noi. La collaborazione con Canale 3 Toscana è nata proprio perché ci mancava uno strumento in più di divulgazione del nostro messaggio, no? Che per noi è, giusto, è importante far conoscere. Prima qua a Montalcino, dove abbiamo aperto in epoca di Covid, perché è stato il 2020, questo museo con grande coraggio, proprio cercando di far percepire che Montalcino è il Brunello, perché è un aspetto fondamentale, ma non è solo Brunello, e tante altre cose che vive tutta la campagna, vive i contorni, gli abitanti, no? Le persone che vivono tutto l'anno qua. E questo per noi l'aspetto umano poi è sempre fondamentale, e la televisione ci aiuta a raggiungere anche persone che magari stanno in casa e non hanno la possibilità di viaggiare. No, ma poi parlando già con Stefano e Daniele, i tuoi due bracci operativi, nella cosa che stiamo facendo poi vorremmo far vedere con il tempo giusto che è necessario tutti gli insediamenti dove Opera è presente in Italia, per cui facendo una operazione divulgativa, come dicevi te, di carattere culturale, turistico e di carattere residenziale, per cui ovviamente voi rispettate il territorio in una maniera più totale. Certamente, quindi sarà un lungo viaggio, ci metteremo un bel po' a farlo, ma sarà un grande piacere. E tra l'altro con l'Eroica ci unisce anche il rapporto sulla sostenibilità, no? Sul, per esempio, degli acquari,
io dico, uno dei numeri è che cui conto molto è che le persone che vengono a vedere le nostre strutture capiscano e si portino dietro qualcosa in più di quello di quando sono entrati e di quanto è importante rispetto del mondo che ci circonda. Quindi l'idea, la filosofia dell'eroica inventata Giancarlo Brocci a noi viene benissimo, no? Come tipo di collaborazione, come gruppo allargato mio, per dire, che mi vede coinvolto, proprio la sostenibilità ovviamente delle persone che ci lavorano, ma dell'ambiente in cui siamo e della terra in cui viviamo, che abbiamo bisogno di raccontarla meglio e di farla vivere in maniera più sostenibile. Voi un grande applauso, perché recuperate e investite su l'Italia, e questo è importante perché si arricchisce di luoghi tipo questo Tempio del Brunello, come hai raccontato te, fatto durante il Covid, per cui un'avventura al buio in maniera totale, però grande risultato, una bella struttura, una fruibilità importante per tutti i turisti che vengono a Monte Alcino. Da italiano, come dire, avendo tantissime risorse da far vedere, tante ancora da scoprire, sono orgogliosissimo di esserlo, e questa è una maniera, è un mio pallino fin da giovane, cercare di allargare la platea delle persone che possono vedere le bellezze italiane più possibile, no? Un tempo i musei erano considerati più luoghi solo di culto per chi è esperto d'arte o chi aveva la conoscenza particolare. Oggi giustamente con i direttori, con le sovrintendenze, ha fatto un cammino veramente bellissimo di avvicinare le strutture museali, le chiese, ma anche oggetti come questo, no? Che è un chiostro, ma nel frattempo adesso è il museo, un tempio, noi l'abbiamo chiamato giusto per dargli un luogo più sacrale, però allo stesso tempo vicino al pubblico, e questo è quello che è il messaggio che vogliamo dare, che questo è di tutti noi, italiani in primis, perché i beni culturali sono di tutti noi e bisogna farli vedere a più tempo persone. Beh, una bella filosofia, e devo dire complimenti, grande applauso. Allora, rincontreremo Beppe Costa in tantissime occasioni, per cui ho avuto il piacere di presentarvelo, una persona squisita, una persona che, come ha detto e analizzando le sue parole, ama l'Italia, per cui è un bel italiano, un bel esempio di italiano. Grazie, sono per questo cavaliere del lavoro da 6 anni ormai, e questo per me è un grande onore esserlo, questo è stato il coronamento di... Allora, cavaliere, buona giornata a Montalcino con l'eroica. Grazie a tutti.